Nei due romanzi di Eva Ibbotson, La stella di Kazan e Miss Strega, ci è sembrato di individuare un tema che è quello delle radici, della ricerca delle proprie origini da parte delle protagoniste. E la stessa cosa accade in questo libro che vi presento. Sotto le stelle brilla un albero speciale sul quale ogni anno, il 1° maggio, la gente appende dei pezzi di stoffa esprimendo un desiderio. Si tratta di un rito propiziatorio di origine religiosa presente in Europa, Irlanda, Scozia e anche in Asia. Di solito si tratta di un biancospino, di un frassino o come nel romanzo di Caterina Applegate, intitolato proprio L'albero dei desideri, pubblicato da Mondadori, si tratta in questo caso di una quercia, una Quercus rubra, di 216 anni. In una sua cavità, ad un certo punto ospita una neonata abbandonata in un fagottino da una madre in difficoltà. La bambina, ritrovata poco dopo da una donna di nome Maeve, una donna sola, contribuisce a renderla felice e a realizzare proprio un grande desiderio di questa Maeve, avere qualcuno da amare con tutto il cuore. Ed eccolo, qualcuno da amare con tutto il cuore, questo fagottino, questa bimba neonata. Maeve scriverà un diario e questo diario e la chiavetta che servirà per aprirlo diventeranno molto importanti perché permetteranno di ricostruire il tempo, le vite e le radici delle famiglie che abiteranno in quel luogo. La storia, l'albero dei desideri, è narrata da Rubra, la quercia, che osserva, ascolta, è solidamente radicata nel territorio ed è testimone della moltitudine di persone che si incontrano lì attorno, in un quartiere dove non mancano le tensioni sociali, le miserie e anche la felicità. Anni dopo, nella casa di Maeve, troviamo la pronipote Francesca, che vuole abbattere l'albero, pensate, stufa di tutto quel via vai nel 1° maggio con i biglietti, i desideri assurdi, addirittura mutande appese alla pianta. È solo un albero, bisogna abbatterlo, dice, e oggi non c'è tempo per i sentimentalismi. Nelle due case di fronte vivono due bimbi, figli di due famiglie che non hanno intenzione di dialogare. Una è Samar ed è musulmana, l'altro si chiama Steven e con lei non ci parla. Ma la ragazzina desidera comunque trovare un amico. Un giorno un ragazzo, non si sa chi sia, incide con un coltello la scritta «Via da qui» sulla corteccia di Rubra. Altro che desiderio, questa è una minaccia, quindi tra tanti desideri si staglia una minaccia. Nonostante l'intervento della polizia, non si sa chi sia l'autore del gesto, né a chi sia rivolto il messaggio. Dunque sono tre i problemi da risolvere in questo romanzo: la solitudine di Samar in cerca di un amico, la volontà di Francesca di abbattere l'albero, che è anche lì un narrante, e la tensione sociale sempre più marcata. Dalla parte di Rubra, però, la quercia, ci sono numerosi animali che popolano le sue cavità, amici tra i quali c'è una cornacchia molto vivace, ma sono tanti questi animali che le ronzano attorno, le ruotano attorno. E dalla parte di Rubra c'è l'immobilità, il silenzio, il rispetto e la capacità di ascoltare. Dalla parte di Rubra c'è l'intelligenza, l'astuzia e la memoria. La memoria non risolverà tutte le situazioni in questo libro, ma contribuirà a far vincere, almeno in questo romanzo, la vita.